Mi chiamo Astor Piazzolla. Mi chiamo Astor Piazzolla, è da un anno che mi trovo in Italia. Sono un compositore di musica di tango, anche se a volte nel mio paese si dice che non è tango quello che faccio, che è musica della città di Buenos Aires. Dicen che il mio tango non è tango, che è musica della città di Buenos Aires. De todos modos, el tango que parece ser... Ad ogni modo, il tango, che sembra una musica e un ritmo così semplice, è assai più complesso. In verità, per conoscere più profondamente la storia del tango, bisognerebbe recarsi a Buenos Aires. C'è gente che considera che Astor non è tango. Mi riferisco ad Astor Piazzolla. E c'è chi considera che è ottima musica, ma che è anche tango. È l'eterna polemica, Inda. È una polemica che si è scatenata sin dalla comparsa di Piazzolla, con le sue teorie e le sue forme rinnovatrici del tango. Io penso che già nel 1955 tutto questo si sente con più forza. Sebbene Piazzolla avesse proposto sin dagli anni 40 nuove forme per la musica di Buenos Aires. Io credo che quanto fa Piazzolla è assolutamente tango. Credo che rappresenta il culmine di una linea evolutiva iniziata dai precursori, da quei precursori eroici, tali come Eduardo Arolas, un uomo che fu chiamato la tigre del bandoneon. Uno dei primi a dominare quello strumento quasi magico che arrivando dalla Germania approdò sulle nostre spiagge e lì vi rimase diventando così la voce di Buenos Aires. Amigo, señor, don Jorge Luis Borges. Borges simplemente. Bueno, Borges simplemente es difícil. El tango. ¿Cosa significa el tango para el argentino? Bueno, cuando el argentino o el porteño no sé. Bene, per quanto riguarda l'argentino o l'uomo di Buenos Aires, non so. Riguardo me, so che ha significato sempre di più. Mi trovavo nel Texas. Un mio amico paraguayano mi fece sentire dei dischi di tango. I tanghi che io più detesto. Io mi dicevo, che miseria tutto questo. Ma nel mentre pensavo a tutto ciò, ero con gli occhi bagnati di lacrime. Il che vuol dire che una cosa era il mio giudizio intellettuale e un'altra quello che io sentivo. Adesso so che tutti gli argentini, io ho avvicinato tanti in diversi paesi europei, in Scozia, in Danimarca, Islanda, Francia, cioè, beh no, in Islanda no, non trovai nessun argentino. Bene, ovunque tutti loro si sentono rappresentati dal tango. E questo è piuttosto strano, già che il tango corrisponde a un tipo di vita da loro mai vissuta. Io noto che gli argentini quando viaggiano diventano personaggi diversi, hanno per così dire nostalgia di altre vite. Ricordo che ero con un ragazzo, eravamo a Cambridge, nel Massachusetts. Lui mi disse, sono stato ad una riunione ieri sera e non cantarono un solo tango. Io risposi, allora si sarà sentito come a Buenos Aires, perché a Buenos Aires nessuno canta tanghi nelle riunioni. Lui non aveva pensato a ciò, ma già vincolava il tango a una forma della sua nostalgia. Sai, la mia vita fu abbastanza strana. Parlo della mia vita musicale. Stavo appunto raccontando loro poco fa che noi eravamo emigrati dall'Argentina negli Stati Uniti. Avevo l'età di 9 anni quando mio padre arriva a casa con una grande custodia e un bandoneon. Un bandoneon a New York nel 1930. E io dico, che roba è? È il bandoneon uno strumento per suonare il tango? Un strumento per essere tango. Tango. Io non sapevo nulla sul tango. Mio padre invece sì, faceva raccolta di dischi di Gardel e di De Caro. Ma allora io ero affascinato da un uomo che suonava il pianoforte nella casa accanto. Era un ungherese, allievo di Sergio Rachmaninoff. E io ascoltavo Bach tutta la giornata. Todo el día. Me pasaba, era un chiquilín de 10 años.
Passavo il giorno, ero un ragazzino di 10 anni, accanto alla finestra invece di giocare. Io che ero appassionato della strada, il gioco del baseball. L'altra mia passione era riuscire a stare accanto alla finestra che si affacciava sul cortile e sentire quell'uomo, quell'ungherese meraviglioso che si chiamava Béla Wilda e suonava Giovanni Sebastiano Bach. Ed io incominciai suonando Giovanni Sebastiano Bach con il bandoneon. Juan Sebastián Bach en el bandoneón. Ma come sei passato dai classici al tango? Fu più o meno nel 1934, all'incirca l'epoca dell'arrivo di Gardel. Sì, nel 1934. Arriva Gardel a New York e ha notizia della presenza di un argentino che suona il bandoneon. Un argentino che tocca il bandoneon. Entonces, ¿qué pasa? Gardel me invita. E allora Gardel mi invita ad un pranzo offerto da lui e mi porta tutta la musica di un suo film, El día que me quieras. Pone la musica e io con il bandoneon. Me la fa ascoltare ed io con il bandoneon eccomi a suonare il tango, così come scritto, pessimamente come tango. Come musica mi riusciva bene. Certo. Perché io ero un musicista. Mi piaceva la musica e suonavo Bach. E così io suonavo il tango come si trattasse di Bach, seriamente. E fu così che incominciai a suonare il mio primo tango, direttamente con Carlos Gardel. Quanti anni avevi allora? 14 anni. Mira, justamente aquí hay una foto de... Questo è Astor a New York con il suo bandoneon. Realmente a me toccò vivere la mejor época del tango, 1940. Certamente a me è toccato vivere l'epoca migliore del tango, il 1940. Un'epoca durante la quale Buenos Aires era piena di scuole di ballo popolare, club di quartiere dove si ballava il tango, e tanti altri luoghi dove si vedeva la gioventù argentina ballare il tango in un modo che Rodolfo Valentino o forse George Raft non avrebbero mai immaginato. Così fino alle sofisticazioni dei professionisti. De Caro, Tanturi, Fresedo, Di Sepolo. Tutti cognomi italiani. Vuol dire che il tango fu fatto soltanto dagli italiani? Io penso che un gran percentuale del tango. Io penso che un'alta percentuale dei tanghi è fatta dagli italiani. Direi che l'80, il 90% dei nomi che riguardano la buona musica del tango sono nomi italiani. In particolare perché io penso quel che tu sai. Cioè che fu precisamente in questo luogo, che è per noi come il New Orleans per gli Stati Uniti, dove nasce il tango. In pratica in questo posto, la Bocca. Certo. Qui appresso, all'angolo fra Suarez e Necochea, si trovava il posto di riunione dei gruppi che suonavano i primissimi tanghi. Quei caffè con cameriere che dicono esistessero agli inizi del secolo. E non dimentichiamo che il tango si ballava inoltre fra uomini, in pratica era una musica da ballo vietata alle donne. Incominciò così. Io credo che è un insieme di cose varie. Alla base è una musica di immigrazione fatta in maggioranza dagli italiani, ma prendendo gli elementi a disposizione. Ossia che ritmicamente può avere molto della musica spagnola o della musica cubana che arrivava qui al porto di Buenos Aires alla fine del secolo scorso. Una musica alluvionale, direi. Il tango divenne più romantico più tardi, all'epoca del cinema muto. Canzonette, sembravano canzonette napoletane. Erano delle romanze, e così le chiamavano, tango romanza. E così fino alla tua musica, Astor, che forse esprime come nessuna la grande metropoli. Thank you.